Sul tiro di Gabionetta è stato bravo Polito a deviare in angolo, poi il palo ha salvato il portiere della Salernitana che è in grandissima difficoltà in questi minuti iniziali. Siamo al quinto minuto di gioco, 0-0 tra Salernitana e Crotone Alavechi, dove piove, pioggia leggera, le ultime 48 ore sarà piuttosto abbondante. Salernitana in attacco, il colpo di testa, la rete dei campani, il gol realizzato da Stendardo di testa porta in vantaggio la Salernitana, un buco al centro con Stendardo, rivediamo Jadid, palla sulla sinistra, la sponda di Kiriazis che anticipa Gabionetta ed è solo Stendardo che batte Concetti. Dunque gara che inizia all'insegna delle emozioni, per due volte il Crotone ha sfiorato il vantaggio ma Mariano Stendardo ha portato la Salernitana in vantaggio al quinto minuto di gioco. Dunque il gol di Stendardo e ora si accende una mischia mentre rivediamo le immagini del gol proprio nel cerchio del centrocampo. Ecco, con le immagini siamo tornati in diretta. Kiriazis mi sembra Beati, espulso Kiriazis, ha sia il rosso che il giallo in mano l'arbitro ed ha ammonito giocatore del Crotone. Kiriazis va a strattonare l'arbitro peggiorando, ammonito anche Jadid. Kiriazis continua ancora, attenzione altissima a Salerno. Siamo al sesto minuto, Salernitana in vantaggio ma subito in 10 uomini per l'espulsione di Kiriazis. Poi magari proveremo a rivedere che cosa, a capire che cosa sia accaduto, se, perché tutto è accaduto a gioco fermo evidentemente, con le squadre che stavano tornando al centro del campo, con il Crotone che doveva battere, come ancora non è accaduto il calcio per riprendere. Non era facilissimo chiudere questo pallone in porta ma ha mandato la sfera oltre la linea di fondo. Ora Cozza allo specchio libero per il destro, la conclusione, il gol di Cozza, 2-0 per la Salernitana. Ciccio Cozza, è un gol della liberazione per lui, perché Francesco Cozza, come dicevamo, era finito nel mirino della critica e della tifoseria per un rendimento insufficiente, ma ora realizza al 22esimo minuto un gol importantissimo per lui e per la Salernitana, che si porta dunque sul 2-0. Ha lasciato spazio a Cozza, la difesa del Crotone si è aperta e il destro di Cozza non ha concesso scampo al portiere Concetti, vediamo inseguito da Galardo che non è riuscito a contrastarlo. Cozza porta a 2 dunque le marcature della Salernitana dopo il gol di Stendardo, quello di Francesco Cozza inquadrato dalla regia. Poi Stendardo, l'anticipo di Galardo, si restringe bene tra tre avversari Galardo, finisce però per perdere il pallone, quindi Galasso prova a ripartire mentre è pronto Mendicino ad entrare nel Crotone, ancora Galasso, due su di lui, il fallo commesso su Galasso, il calcio di punizione per la Salernitana, ma c'è un cambio, entra come abbiamo fatto preannunciato Mendicino, che rileva Cutolo al nono minuto della ripresa, 19 anni per Ettore Mendicino, numero 90 per il giovane attaccante. Attenzione, il gol della Salernitana che porta a 3 le marcature sull'assist di Jadid, ancora Cozza al nono minuto del, rivediamo il calcio di punizione del secondo tempo, sul primo palo in anticipo Cozza gira e realizza il terzo gol, il secondo personale, dunque Salernitana 3 Crotone 0 proprio dopo l'ingresso in campo di Mendicino. Vedete, in anticipo su Morleo Cozza gira sul primo palo e realizza il secondo gol personale, il terzo con la maglia della Salernitana, 3-0 al decimo minuto, nono per essere precisi, ha realizzato Cozza. Stavamo appena dicendo dell'ingresso in campo di Mendicino, il giocatore sta maturando questa quarta sconfitta stagionale per la squadra allenata da Lerda.
Fava. Pestrin cerca di inserire Millesima, sul pallone c'è Galeoto, poi arriva Machado in anticipo sul Zito, quindi ancora Millesi, Machado va giù, Millesi tra tre avversari, ne salta uno, Galeoto lo lascia sul posto, ancora Millesi, in area c'è anche Fava, Millesi dentro per Pestrin, il destro di Pestrin e la rete! Il quarto gol, non esulta Pestrin, quasi in modo polemico, anche lui è finito nel mirino della critica, stampa, tifosi. Esterno, secondo palo, Manolo Pestrin. Eccolo inquadrato dalla nostra regia al 40° minuto, dunque vedete. Non riesco a capire se d'interno con l'interno destro oppure con la punta proprio del piede, perché era coperto dall'avversario Pestrin, probabilmente con l'interno del piede destro, ha piazzato il pallone sul palo più lontano. Comunque il quarto gol della Salernitana, 4-0, buio fitto per il Crotone che subisce così la 14ª rete stagionale, mentre, ripeto questa, sottolineo ancora per evidenziare quanto poi il calcio